video. Oggi siamo qua su WeParty in compagnia di mio padre. Ciao! Ovviamente come sempre, su. Ok, allora iniziamo immediatamente e vediamo cosa vogliamo fare. Cosa vogliamo fare? Allora, qui sono queste cosine molto carine. E ovviamente facciamo un ripasso. Pushy pushy. Qui insomma ci sono molti minigiochi da tre. Quindi credo che appunto faremo. Quando saremo in tre faremo sicuramente Ovvio. Un video. Poi sperimentavo non l'abbiamo fatto, quindi direi di fare un giochi di gruppo o minigiochi. Abbiamo fatto l'altra volta scopa il baro. E mi sembra che non ricordo se abbiamo fatto anche questo. Abbiamo fatto sì. Quindi ci manca il ponte. Un ponte dopo l'altro. Salita al trono, che è una specie di sfida alla fine poi. Perché sia molto emozionante e appunto sfida a oltranza, che sarebbe ad esempio questo. Queste cose che sono più individuali in realtà, sì. Perché sono diversi giochi da 1 a 4, però insomma, quindi dai, proviamo uno. Un ponte dopo l'altro. Dopo l'altro. Vediamo ovviamente i due e. Batteria quasi scarica la mia? Sì, vediamo. Poi prendiamo le batterie poi, dai. Ok, principiante, intermedio o avanzato? Io direi principiante. Ok, quindi andiamo. Olè. Aspettiamo che carichi il gioco. Ok, vediamo, ponte dopo l'altro. Non dare le regole di sì. Sì, in modo che. Per questo gioco è sufficiente usare il telecomando B. In questo gioco la collaborazione tra i partecipanti è fondamentale. I giocatori infatti dovranno superare assieme un minigioco per oltrepassare il ponte. Dato che giocherete assieme con una squadra, invece di sfidarvi singolarmente, per superare un minigioco dovrete soddisfare determinate condizioni. Non è facile giocare in cooperazione. Cercate di usare le vostre abilità congiunte e ce la farete. Vai! Bene, abbiamo tre vite, fase 1, è principiante, quindi ce lo dobbiamo fare, Ok, per superare il minigioco dovrete cooperare al meglio, è l'unico modo per andare avanti. Allora, il primo minigioco da superare per voi è gli elasticotteri. Gli elasticotteri. Obiettivo, dobbiamo almeno fare 60 metri. Oh. Ok, vediamo come si gioca. Non so, i tasti. Possiamo intanto iniziare, quindi intanto comandi, punta il telecomando B verso lo schermo, Appoggi gli elastici, bla bla bla, tutto quanto. Poi avvolgi entrambi gli elastici dei rotori del tuo elasticottero allo stesso modo, altrimenti il veicolo cambierà direzione. La tua squadra vince se l'altitudine totale raggiunta da tutti i membri è di almeno 60 metri. E la B che serve? Non serve. Per girare l'elastico, questo vediamo, vedi. Clicchi B e giri. Ah, ok. Poi clicchi A. Insomma, vuoi fare. E clicchi A e fai la stessa maniera. Ok. Quindi deve essere abbastanza coordinato. Sì. Uno. Via. Vai. Faccio tipo 7 secondi di qua e 7 secondi di là. Oh mio Dio. Vai, chissà, ma secondo me. Ci partiamo male. Dai che ce la facciamo, no, ce la facciamo. No! Vabbè, 60 metri l'hai fatti tu, o insieme, no? 61. Insieme. Perfetto allora. Quindi abbiamo fatto un bel risultato. Ok, io ho fatto proprio una mosciuria all'elastico. Vabbè, elasticottero. Però vabbè, l'importante è che abbiamo superato il ponte. Credo. Ok. Sì, sì. Completato. Infatti 108, dovevamo fare 60, io da solo ho fatto 60, quindi. Va benissimo. Quindi è sommato alla fine. È la somma insieme. Infatti il principiante è proprio veramente principiante. Infatti poi lo proveremo con. La prossima prova sarà priorità sul ghiaccio. Almeno 40 punti. Ma dai. Esegui brevemente il comando di imposta per superare il minigioco. Il punteggio totale deve essere di almeno 90 punti. Punta il telecomando verso lobby. Verso lobby, cosa ho detto? Fallo ruotare velocemente per eseguire la piroetta. Quando la barra sullo schermo diventa rossa, prendi a per fermare la piroetta e metterti in posa.
se diciamo verso di noi da 20 punti, di lato 10 punti e di schiena 1 punto. Ah, ok. Quindi direi di fare più lento possibile. Per il momento senza farmi niente, giusto? Dobbiamo solo girare. Sì. Vai. Vado, eh. 2, 1. Vedi se si collassa. Poi quando serve il premio A, al rosso praticamente. Sì. Che schifo. Yeee! No, ho fatto schifo. No, 20 punti ti dà. 10 punti spesso. Fine! Beh, 40 punti l'abbiamo letteralmente superati. Mi sono fermato. Ma. Vabbè, comunque ti ha dato 10 punti. Quando stavo di spalle. Un punto. Che schifo. Beh, comunque l'abbiamo superato. Ah, ok. E poi. Quindi andiamo avanti. Ho fatto 74. Perfetto. Vediamo. Perfetto. Alla grande. Ok. Perché questo è il gioco più di fortuna secondo me. Questo qua? Eh sì, gettoni a caduta, preparatevi. Vai. Andiamo un po'. È letteralmente molto fortuna. Calcola bene dove lasciare cadere ogni gettone per ottenere più punti possibili e entro il tempo. Questo è difficile. Per superare il minigioco il team deve totalizzare almeno 160 punti. Bella miseria. Una ti domanda, vabbè, poi chi ha quando ti senti sicuro? E devi solo premiare. Vediamo, non ti consiglio di fare subito, perché sennò. Ok. Ma io devo colpire quelli che. Devi cliccare solo A. Ok. Devi cliccare solo A. Poi dipende se appunto il gettone dove va o non dove va. Abbiamo 55 secondi. Si stiamo pure. Vai? No, 10 punti. Vabbè, succede. Siamo pari. Succede. Vediamo, Non giocheremo mai 160 punti, cioè. No! Ah. Oddio, non ho manco tirato, Porca miseria! Vai. Mandano 25 secondi, devi tirare però, Lo so, ma. E io ho finito. Io devo trovare. Vai 60, perfetto. Perché ho tirato? Non lo so, tu lo sai. Fine. Cioè, però 60 punti l'abbiamo fatti. Ah, quindi, perfetto. Per fortuna, ho preso quei 60 punti, cioè. No, però diceva 120 e 110 là. E appunto, quindi 160 punti. Ah, 160 l'avevamo fatto, scusa, 260 l'avevo capito. Completato. L'abbiamo proprio superato. Perfetto. Abbiamo fatto 230, appunto. Infatti ho pensato 260 è impossibile. 810 e 120, non l'abbiamo fatto. Sì. Altri due. Oh, questo è difficile. Vai là. Pedalata simmetrica, almeno 30 metri. Vai. Ma si restringe, questo... l'hai visto? Purtroppo. Quindi con il soltanto pulsante. Così, niente pulsante. Ah, niente pulsante. Ma solo oscillatori. Sì. Ok, però è bello, mi piace questo. Sì, il fatto è che è molto difficile. 3, 2, 1. Facciamo via, no, no. Vai. Oh. Paura. Granché. E io ho superato 70 metri. No! No! Caspita! Però abbiamo obiettivo 30 metri addirittura. Ho fatto una cavolata potente. Immagina se era avanzato, tutti i nati dovrei fare. E faremo un video con avanzato. E vediamo che succede poi. Sì. Perché dobbiamo iniziare con quelli meno complessi, diciamo. Le più facili. 160, cioè. Ok, l'ultimo ponte. Se ce la facciamo qui. Abbiamo. Ok. Abbiamo superato tutte le torri, praticamente. Ok, oh, questo è facile abbastanza. Bisogna trovare la metà. Dai, appunto, la metà migliore. Ci danno due solo metà. Là, è girà, no? Ah, è girà. Ok. Dobbiamo fare almeno 4 punti, cioè ce la facciamo così. Facciamo almeno 3.000. E questo. Dove sta? Non prendo. No, che cosa? Ho detto pure che era quella.
Vai. Così, perfetto. Così, vai. Questa. Vai. Molto concentrata. No, ho fatto. No. Vabbè. Vabbè. Abbiamo superato la grande, però dai. 4 punti, mi. 15 abbiamo fatto. E quindi abbiamo superato la prova potente. Quindi ovviamente questa era principiante, quindi proprio una cavolata. Però per chi magari non gioca molto oppure non sa molto le regole, ovviamente principiante è la cosa migliore. Tutti completati. E vai. Complimenti, grazie al gioco di squadra siete arrivati alla fine. Avete dimostrato di saperci fare. Ma oddio! Cosa, perché? Ok, vabbè, abbiamo fatto l'ultimo. Bene, allora ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciatevi un like, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!